Buonasera. Buonasera a tutti. Mi sentite? Io mi chiamo Alessandro Di Battista e sono un vostro dipendente in Parlamento. E se iniziamo a ragionare, a capire come cittadini che chi sta alla ARS o al Parlamento a Roma sono nostri dipendenti, cioè se i cittadini iniziano a pensare di essere dei datori di lavoro, perché lo sono, probabilmente iniziano a capire di avere dei diritti, di poter essenzialmente controllare il potere. Quel palazzo è una vasca di squali, o controlliamo i nostri dipendenti all'interno del Parlamento, oppure sarà molto molto più probabile che i propri dipendenti si possano contaminare con quel sistema. Io vi vorrei dare dei, come dire, ho fatto vari ragionamenti negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e vi vorrei condividere un ragionamento con voi. Qualche anno fa un giovane politico proveniente poi da ambienti legati alla Democrazia Cristiana si presenta alle elezioni della provincia di Firenze, si chiama Matteo Renzi questa persona, e questa persona vince le elezioni alla provincia di Firenze. Non fa una politica particolarmente innovativa, anzi durante la sua attività politica mette alcune persone senza dei titoli di studio adeguati all'interno di posizioni dove non potrebbe metterle, e questo gli produce una condanna da parte della Corte dei Conti per danno erariale in primo grado, appunto per aver fatto qualcosa di sbagliato. Finisce il suo mandato come Presidente di Regione e si candida al Comune di Firenze come sindaco. È una persona piuttosto conosciuta appunto a Firenze, in quanto era stato presidente della provincia di Firenze e anche uno dei più giovani presidenti della storia italiana, per cui è molto conosciuto. Il centrodestra decide di mettergli come sfidante l'ex portiere del Milan, Giovanni Galli, qualcuno se lo ricorderà anche alzare la Coppa Intercontinentale nel Milan di Berlusconi. Un candidato piuttosto scarso. C'è la campagna elettorale e nonostante Firenze sia una città rossa, quantomeno rosé, o al limite bianca, mi sentite, al limite bianca, il candidato Giovanni Galli riesce ad arrivare al ballottaggio. Che cosa succede nelle due settimane precedenti al ballottaggio? D'Alema, Veltroni, Prodi, pezzi grossi del centro-sinistra vanno a lanciare la volata al candidato sindaco di Firenze. Berlusconi, il quale è sempre generoso durante le campagne elettorali, se non funziona poi vado a voce. Mi sentite? Sì. Ah, è meglio. Berlusconi? Risparmiamo un po' di voce. Sa. Berlusconi, che è sempre stato piuttosto generoso durante le campagne elettorali, anche perché è molto molto bravo a fare campagna elettorale, questo gli va riconosciuto, non va a Firenze a dare una mano al proprio candidato Giovanni Galli. Il candidato Giovanni Galli perde, vince Renzi. In realtà l'artefice di questa operazione è un massone toscano che si chiama Verdini, pezzo grosso delle banche, plurinquisito e uomo di fiducia di Berlusconi. Come in tanti comuni succede, il centrodestra si mette d'accordo con il centrosinistra e fa vincere un candidato del centrosinistra. Ad alcuni uomini politici non importa soltanto vincere, magari gli importa controllare il vincitore, anche se il vincitore non proviene dal proprio schieramento. Non è un caso che l'anno dopo Matteo Renzi va in visita privata, e non sappiamo nulla di che cosa, appunto, cosa si siano detti, ad Arcore da Berlusconi. Poi Renzi diventa sindaco e compagnia bella. Guardate che questo sistema, che io definisco di ricatto, incrociato, una repubblica fondata sul ricatto, non è nuova. Quando il governatore del Lazio Marrazzo viene beccato con cocaina e transessuali e delate giudizi morali o etici, il video che lo ritrae in posizione piuttosto scomoda, con i pantaloni calati, arriva preso, scelto essenzialmente da Berlusconi, che gli aveva fatto un favore, quindi ora lo ricatta, e da De Benedetti, il quale oggi ha dei debiti, ha dei buffi, come si dice a Roma, è incredibile con le proprie aziende, soprattutto con una Sorgenia, 1,87 miliardi di euro di debiti, e chiede aiuto oggi
a quelle stesse banche, Intesa, Unicredit, MPS, che hanno ricevuto qualche giorno fa, soprattutto grazie al voto dei renziani, perché non è che il Parlamento è cambiato con Renzi, i renziani e i deputati sono sempre gli stessi, queste stesse banche hanno ricevuto un regalo incredibile da parte dello Stato, quindi si sono ricapitalizzate con i nostri soldi. Io provo solamente a farvi, come dire, un ragionamento, poi magari il mio ragionamento è una stupidaggine, può essere sbagliatissimo, però vi do degli elementi. Quando una dittatura sanguinaria del passato vede la fine vicino, si ricompatte, utilizza il sangue, la violenza, le uccisioni, i rastrellamenti, ancora con maggiore vigore. Quando una dittatura governativa, un sistema marcio come questo, oltretutto aiutato, coadiuvato da una dittatura mediatica, perché le televisioni e i giornali appartengono sempre a loro, basta leggere chi stanno nel consiglio di amministrazione della Stampa, del Corriere della Sera, di Repubblica, chi c'è il RAI, chi c'è dietro appunto la Mediaset, che è certamente Berlusconi, evidentemente utilizza ancora di più la menzogna. Solo che oggi con la rete, con questa piazzaggera di venerdì sera, con questi tour, andiamo dovunque, con queste telecamere, con questi cellulari che riprendono e mettono in rete delle informazioni e in rete rimarranno per l'eternità, è più complesso per loro mentire. Per cui alzano il tiro e mentono ancora di più e si ricompattano tutti quanti nei confronti di Renzi. Che significa questo? E concludo. Che si deve soffrire. Che anche se siamo stanchi tutti noi, dobbiamo continuare a insistere sabato e domenica, andare in giro in tutte le piazze, dare direttamente delle informazioni. Ognuno di noi deve fare questo lavoro, con i vicini, stampando dei volantini. Bravi! Bisogna resistere, come dice lui, con la consapevolezza che se il sistema fa tutto questo, evidentemente ha paura. Io mi preoccuperei se non ci fosse una reazione nei confronti del Movimento 5 Stelle da parte di un sistema marcio. Se c'è, perché significa che il Movimento 5 Stelle sta lavorando bene, che tutti noi cittadini stiamo lavorando bene, al di là del voto, ognuno voterà quello che vuole, ma questo sistema di rete, di informazioni, di condivisione sta funzionando. Dovunque andiamo le piazze sono sempre più piene. Per cui da un lato resistere, lo so che è difficile, da un altro lato gioire, essere contenti. Perché come la hostess, come il poliziotto, come tante persone tassinari che non ci fanno pagare, tanti cittadini si stanno rendendo conto della verità di quello che è diventata questa Repubblica, teoricamente fondata sul lavoro, ma in realtà fondata sui ricatti. Alla luce di tutto questo, di queste informazioni, verificatele, io potrei dirvi delle balle, verificatele, avete tutti gli strumenti per verificarle. Alla luce di tutto questo, lo capite? Perché la nostra linea, che qualcuno definisce dura, ma è semplicemente coerente, ma certamente intransigente, di non immischiarci, al di là delle proposte, si dialoga, delle commissioni, dialoghiamo sempre, di non immischiarci con questo sistema, di non salire al colle, di non fare un governo con Bersani, tra l'altro non ci è mai stato proposto, mai, è una palla, mai. Se noi avessimo magari rilanciato a Bersani, magari oggi Laura Castelli era sottosegretaria al Ministero dell'Economia, io avrei avuto magari un ruolo importante al Ministero degli Esteri, ma non contano le poltrone, conta un cambio di sistema importante basato sull'informazione, sulla vera democrazia. E lo capite anche perché uno come Beppe, che si è fatto il mazzo in questi anni, perché in Sicilia è venuto tanto, abbia giustamente non voluto far parlare l'esempio, il prodotto di questo sistema marcio l'altro ieri. Fuori dissidenti, fuori dissidenti. Cosa voleva fare parlare? Le elezioni europee saranno fondamentali. Lì non ci sono accorpamenti, coalizioni. Ci siamo noi contro tutti.